Consigliere Saita, parliamo di punti nascita, in particolar modo il caso della San Giovanni Bianco di Bergamo. Sarà presentata anche una mozione qui in consiglio. Qual è la questione esattamente? La questione è presentata e messa a tema dal Movimento 5 Stelle, ma la Lega è da tanto che ci occupiamo di questo ospedale di San Giovanni Bianco perché ci interessa il servizio alla comunità. Il punto nascita è stato chiuso non per disattenzione, ma perché la natalità e il numero è talmente basso che diventa poco sicuro nascere. Quindi è una questione proprio di garanzia, perché sia fatto nelle maniere più sicure e più opportune. Però è stato potenziato sotto per esempio la subintensità e quindi con tre anestesisti, quattro infermieri in più e sono stati dati grossi finanziamenti proprio perché anche la struttura sia migliorata. Quindi si sta cercando di renderlo un presidio sicuro per acuti in una zona che è alta, in alta montagna, quindi con difficoltà a scendere a valle, ma anche molto attrattiva da un punto di vista turistico. Quindi è interesse della Regione Lombardia mantenere una struttura che dia un servizio di qualità. La mozione del Movimento 5 Stelle in questo momento è inutile, tranne sotto l'aspetto politico che loro vogliono apparire in questo senso, perché c'è la riforma sanitaria in atto che sarà approvata quanto prima e quindi verrà rivisto e ristrutturato il coordinamento di questi presidi ospedalieri. Quindi si vedrà San Giovanni Bianco con chi è abbinato, con quale risorse, con quale potenzialità.